Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua per affrontare la Legendary Vegeta Event con la star del team che vedrete in questo video, perché effettivamente ha fatto tutto lui, mostro. Detto questo, vi lascio alla run della Legendary Vegeta Event con Mastered Evolution. Divertente. Ok. No, l'auto no, no. Ok, va bene. Il rect. Oh mio Dio. Ho rischiato. Prima di continuare, questo video è sponsorizzato dal mio secondo canale. È appena uscito il primo video della serie di Sekiro dove, mi voglio male. Andatelo a vedere. Link nel commento pinnato in descrizione. Andate a vedere i miei scleri. Detto questo, vi lascio al video. Ho rischiato un attimino, qui. Ok. Abbiamo rischiato. No, scherzo. Ok. Infartino tattico con l'auto a random. Nexus, grazie mille per il follow. Sorrisino. Il sorrisino magico. L'extra ad, buono. Io direi che comunque questo Goku lo terremo quasi sempre secondo. Ok, sì, per ora ci può stare, non è proprio il massimo sto turno, però va bene. Non è lo massimo, cioè, che cosa ci devo fare? Mettiamo via queste orbe, dai. Praticamente il bug, non lo so come definirlo io effettivamente, però comunque ti sposta di uno tutti gli stage, ok? È un macello. Tu finisci il primo stage proprio e via. Ok. Frizzaevo, io devo tirare per forza la special, però. Vabbè, dai, abbiamo Golden Agelle che gira, quindi è un macello sta roba, è un macello, raga, è un macello sta roba. Io ho bisogno di questo Frieza l'incante sempre. E Marco, ma è vecchio, come bug. Sorrisino. Il vero problema è che Goku Evo non è il massimo, però perché Goku Evo sarebbe più buono contro gli extreme, quello è un problema in realtà. È un problema in realtà, sappiatelo. Ok, Golden Tech ce l'abbiamo. Golden AGL può tranquillamente girarsi fuori dalle balle. Ora devo solo mettere Frizzaevo qui e poi siamo a posto. Abbiamo perso delle special, però ormai cosa ci devo fare? Smile 008, sera. Guarda, io tablet con tutta la sincerità. Non comprare un tablet Android. Cioè, con tutta la sincerità, se devi prendere un tablet per forza, prendi un iPad normale, 8, 9, nona gen, costicchia, perché costicchia quei 300 euro, ma con tutta la sincerità, se devi sprecare tipo 200 euro per un tablet Android, non ne vale la pena. Spendi quei 100 euro in più e ti compri l'iPad. Allora non comprarti un tablet, comprati un telefono, fine. Comprati un telefono, fidati. Non stare a comprare i tablet, fanno cagare i tablet Android. Credo che l'ultimo tablet semidecente, qua lo dobbiamo trasformare. Credo che l'ultimo tablet semidecente sia stato quello dell'Nvidia, fine. Fanno tutti cagare. Sì, lo fa Jay, lo fa. Non so quale sia, cioè, però secondo me non ha senso che ti compri un iPad vecchio.
comprati direttamente un iPad nuovo, tanto costano così tutti, costano tutti 300 in base, quindi secondo me ne vale la pena. Fine proprio. Io ho l'ottava gen, quello da 32, perché mi serve solo per Dokkan e Legends, fine. Non lo uso per altre robe. Quanto def ha? C'è una special, piango, ma piango molto, però vabbè. Non è una special buona. Sì, sono un moltiplicatore del danno. Mega Colossal è il più alto nelle special. Se prendi non lo so il nono com'è, l'ottava gen, se prendi quello che costa meno ti becchi quello con lo schermo anche peggiore. Kamehameha. È ability free il mio Goku, ability free, ce l'ho free. Dio Blazzi 68, grazie per il follow. Però sì, così va bene. È uno spreco in realtà a prescindere. Vabbè. Guarda, io ti dico, ability free, fidati che non è nulla di assurdo in realtà. Non è nulla di che ad ability free. Secondo me Goku ha più bisogno di ability che di Kid Buu a momenti. Kid Buu ha bisogno di ability perché così c'ha il crit alto. Questo Goku ha bisogno di ability perché sennò veramente non è nulla di esagerato, non è nulla di che. Mi dispiace, ma non è nulla di che. Let's go Goku! Questo è un turno del cazzo. Questo vi faccio vedere esattamente come Goku sia in realtà una merda. Goku c'ha 120.000 def, ok? Per tankare questo Vegeta, se arriva una special, ha bisogno di tirarne di special, ragazzi, per tankarlo. Prende il cazzo proprio. Questo Goku mi dispiace, ma non è nulla di esagerato se non è ad ability. E non fa le 12.000 special. Kid Buu è molto... molto molto meglio di Goku, mi dispiace. Ne deve tirare di special, è quello il brutto. E ha bisogno dell'ability per dargli il più ad possibile, deve tirarne proprio. Crit è buono, ma non è nulla di che, considerando che Kid Buu, quando l'avete setappato ability free, comunque c'ha un 400 e passa 1000 def. Questo qui invece è, no, ho 120.000 def, se tiro 12 special arrivo anch'io a Kid Buu, se no no, col cazzo lo piglio in quel posto. E non è bello, fidatevi, non è bello. Può fare comunque male, eh? Io avviso che questo turno può fare comunque male e mi fa paura, ve lo dico. Quindi devo mettere Golden AGL. Devo mettere Golden AGL qua, mi sa. Vabbè che è int, dai, è l'unica fase proprio stronza. Porco demonio, me la sono chiamata, vaffanculo. Vai a cagare, Vegeta, ma va a cagare, stronzo. Pezzo di merda. Pezzo di merda. Final flush. L'extra final flush. Rip passiva di Golden AGL. Però un attimo solo, ora ci curiamo. Quindi in realtà non è rip. Eccolo Goku Super Saiyajin Blue. Vero che mi becco la special? Chiamatissima. Chiamatissima la special. Chiamatissima la special. Me la sento. Fanculo, dai.
In previsione di una special, devo farlo. Devo farlo. La sento proprio una special. Mi dispiace, ma la sento proprio. È il tema di Gwyn. Final boss di Dark Souls 1. Grazie per il tutorial su come si tira un Dokkan Mode. Dokkan. Non lo tiro da 5 anni, però va bene. Tranquillo, Dokkan. Ma nessuna special o special, c'è comunque troppo rischio, quindi preferisco non rischiare qui. Tutti questi tutorial non sono normali, a me non li fa. Perché è la prima settimana. Potevi fare un colpino in più, cioè, capite quello che intendo di sto Goku. Non... E quando non le tira, e succede spesso in realtà che non tira 12 milioni di robe. È quello che a me fa incazzare, ok? Succede spesso che non fa 12 milioni di cose. E mi fa incazzare molto, però... Oh. Là sotto. Vabbè, è rip questo. Mi conviene pullare su Vegeta o mi tengo le stone? Gli androidi sono leggermente un pochino meglio di Vegeta. Vegeta è il miglior lead alla fine, perché c'hai Pure Saiyan. Ed è un'ottima carta. Però gli androidi. La carta che da quando è uscita sono uscite 12 road dove è OP in culo. È quello che a me fa ridere molto di quella carta lì. Allora. 2.48. Non è tanta def. Non è tanta def. Però qua Vegeta cazzo è incazzato nero e sinceramente io lo terrei per un turno. Quel turno buono, è quel turno dove fa robe. È quel turno dove fa robe. Sia la damage reduction, ma la special fa male. Questo è il turno dove Vegeta lo possiamo veramente sfruttare. Non ha senso non sfruttarlo. E sinceramente mi tengo in turno Goku Blu. Non Goku Super Saiyan 3. Lo facciamo rigirare il Super Saiyan 3, prima o poi ci torna. Non è un problema. Ike, è tempo. Devi fare 12 add, per favore. Hai la special? No, è che le altre lead con quegli altri due Vegeta fanno cagare al cazzo. È quello il problema. Invece lui è il leader perfetto che anche se gira fa robe. Non è Vegeta Evo merda. E non è nemmeno quella cacata di Vegeta Blu Evo. Fa cagare, è ancora peggio. Miglior Pure Saiyan c'ha doppio Vegeta che gira e che fa robe comunque. Devo ricordare che critta su tutto? Non gliene frega un cazzo? È proprio io critto, stronzo. E lui proprio si chiama io critto stronzo. È la roba più picca che esista. Non me ne frega un cazzo di chi sei, cosa non sei, io critto. Non sono comunque il Pure Saiyan migliore, fine. E sì, è pochissimo. Il problema però è quello che dico in realtà da quando è uscita. Devi decidere le orb per lei, le orb per la tech, le orb per l'STR, le orb per tutti. E mi dispiace, la tech con le orb fa più roba della fisica. Fine, proprio. Puoi dirmi tutto quel che vuoi, ma no. Mi dispiace, la tech è molto meglio. La tech è molto meglio, quindi le voglio dare alla tech, anche se me ne frega niente, gliele do a lei. E quello è il problema suo, secondo me. Paura di tutti quei colpi, ma speriamo in bene, dai. Possiamo sperare in bene noi.
Lui evoca l'impossibile in un turno in cui quasi mezz'ora. Giro forza riflessa, distruggo tutto e lui quitta. Che goduria, ti capisco. Growenta, grazie mille per 24 mesi. Uela, 2 anni. Let's fucking go. Grazie mille, Growenta. Grazie, grazie, grazie mille. Voglio sinceramente tenere così. Dobbiamo far rigirare un attimo la roba, è un po' una merda, però vabbè. Allora, il problema adesso è... sarà sempre Vegeta, ragazzi, Vegeta. Ora arriva.
Ci sto morendo. Aia. Yeah! Let's go! Abbiamo anche la multi. Oh, guarda che bello quando poppa una missione della... della cacca Evolution. Ragazzi, è stato un piacere. Grazie mille per aver visto il video. Lasciate un bel like, commentate. Se siete nuovi sul canale, considerate l'iscrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.